la liquidazione degli indennizi dei terreni espropriati per permettere la realizzazione dell'asse attrezzato è realtà. L'inizio della costruzione del collegamento fondamentale tra l'autostrada 25, la città di Chieti e quella di Pescara risale al 1979 per opera del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara. Non abbiamo dovuto costringere nessuno ad accettare, vuol dire, saldi e stralci magari anche poco rispettosi della storia, delle sofferenze delle famiglie, degli eredi, in molti casi ormai dopo tanti decenni, che hanno subito gli espropri e sui quali si era incagliato questo percorso. E oltre al danno a soggetti privati, quello che era invece il danno principale era il danno al soggetto pubblico o di interesse pubblico, cioè un consorzio industriale affossato ormai da decenni, incapace di poter svolgere fino in fondo la propria attività, tanto che è rimasto escluso anche dalla legge di riforma che ha costituito l'ARAP, il nuovo consorzio industriale unico della regione Abruzzo, e la piena proprietà di ANAS dell'asse attrezzato, che è uno dei principali snodi di traffico, di mobilità dell'area metropolitana e dell'Abruzzo intero. I primi 7 milioni sono stati liquidati, ora arrivano gli altri 7 e completeremo la liquidazione di altri, e quindi chiudiamo per sempre positivamente la partita degli espropri. Si riapre anche una riflessione sul futuro del consorzio industriale e della sua possibile assorbimento all'interno di ARAP. Erano presenti i proprietari dei terreni questa mattina nella sala Corradino d'Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale. Nel 2015, quando è stato approvato il piano di liquidazione del consorzio, la situazione debitoria ammontava a quasi 13 milioni di euro, di cui 9 derivanti da sentenze passate in giudicato in favore dei cittadini espropriati, un debito poi cresciuto in maniera esponenziale per via delle rivalutazioni degli interessi. È tempo di guardare avanti, ma al di là dell'emendamento a firma Guerino Testa, che ha permesso di realizzare l'obiettivo, è presto per mettere nero su bianco sul futuro della gestione. Sulla gestione io direi di aspettare i passaggi futuri. Adesso è importante rimettere in bonus il consorzio, perché il consorzio insieme all'ARAP rappresenta uno strumento importante per la pianificazione e per lo sviluppo di un'area industriale importante, specialmente quella che va a valere sul territorio Pescara-Chieti.